Buongiorno, bentrovati a Casa La Terza, bentrovati in questo nostro spazio quotidiano che abbiamo inaugurato con l'inizio del lockdown e che vi fa compagnia alle 12 ogni mattina. Io mi chiamo Lia Di Trapani, sono un editor della casa editrice e vi sto parlando dai nostri uffici romani. Contemporaneamente, in una sala accanto, l'editore e un paio di altri colleghi stanno tenendo in Skype con altri colleghi ancora che sono collegati da casa una riunione molto importante perché stiamo preparando il pacchetto Strenne. Vi metto a parte di un pezzo di vita quotidiana della casa editrice, ma torniamo a noi. Oggi ho il piacere di ospitare Costantino D'Orazio che si unirà. Vediamo un pochino se è già connesso. E con Costantino parleremo oggi. Eccoti. Ciao Costantino, Buongiorno, buongiorno Lia, buongiorno a tutti. Hai ben trovato. Ci siamo pettinati rispetto alla visto? nostra prova di questa So più o mattina. meno, anche vestiti in modo decente. Vedi che personcine serie, ben trovato. Allora, stavo Pronto. dicendo che oggi insieme a te parleremo di musei, parleremo del modo in cui sta cambiando e verosimilmente cambierà almeno in parte il nostro modo di fruire dell'arte e parleremo anche di emozioni e a breve chi ci ascolta capirà perché. Due parole su di te, Costantino, anche se tra le persone che ci seguono so che ci sono e ci saranno dei tuoi follower che quindi già ti conosco Vorrebbero. benissimo. Costantino è storico dell'arte e lavora alla Sovrintendenza Capitolina dei Beni Culturali, quindi unisce una competenza teorica, diciamo, da studioso sui contenuti, sulla storia dell'arte, ha una competenza assolutamente pratica, fattiva, legata alla gestione poi appunto dei beni culturali e delle realtà museali. E quindi sarà interessante affrontare insieme a te, Costantino, appunto aspetti sia pratici sia così più legati al contenuto dell'arte. Allora, io comincerei questa chiacchierata insieme a te, intanto chiedendoti come stai, da dove sei collegato. Sono nel mio studio a casa, da dove lavoro da insomma tutti i giorni da cui è cominciata la quarantena. In realtà noi funzionari del comune, insomma, soprattutto all'inizio abbiamo avuto la possibilità di andare almeno una volta a settimana nelle nostre sedi. Io in particolare in questo momento, da un anno a questa parte circa, lavoro in un posto meraviglioso lì, perché è il Museo Pietro Canonica, che oltre ad essere un museo molto piccolo, si trova nel cuore di Villa Borghese. Quindi mi sono goduto Villa Borghese in questi giorni deserta. Ovviamente non ho passeggiato per la villa, ma solo vederla Certo. dalla finestra dell'ufficio è stata un'esperienza meravigliosa. Bene, dopo esserti fatto invidiare da tutti, Vabbè, dai, questa. io faccio sognare, faccio sognare. Ma hai ragione, ma hai ragione. Allora, Costantino, io comincerei questa nostra chiacchierata a partire dal sondaggio che noi abbiamo Sì. lanciato su Instagram. Sai che noi anticipiamo sempre queste chiacchierate con una domanda che poniamo a chi ci segue. In questo caso abbiamo fatto una domanda molto pratica e abbiamo chiesto se in queste settimane in cui i musei sono stati chiusi è stata fatta l'esperienza del museo online. Allora, intanto ti dico qual è stata la risposta a questa nostra domanda. Il 40% ci ha risposto che sì, ha visitato un museo online. E quindi il 60% no. Allora, la maggioranza delle persone non hanno fatto questa esperienza. Io non ho idea dei dati soliti. Credo che il 40% non sia un dato irrilevante, però, rispetto alla media. E poi ti lascio la Sì, parola per un commento. certo. Approfitto per chiederti un chiarimento che serve a me in prima battuta, perché nella chiacchierata che abbiamo fatto preliminarmente mi sono resa conto di avere le idee un po' confuse. Ci vuoi spiegare che differenza c'è tra un museo online e un museo virtuale? Certo, nel frattempo saluto Alessandro Marzomagno che si è collegato, insomma, che tra l'altro è anche un altro degli Una serie di autori. amici autori che ci seguono. Esatto. Allora, virtuale e online, l'abbiamo capito fondamentalmente in questo periodo, qual è la differenza? E fondamentalmente è una differenza, diciamo così, tecnica
e soprattutto una differenza che determina un'esperienza completamente diversa di un museo che non mi sorprende il fatto che diciamo, la percentuale che non li abbia visitati sia inferiore rispetto a quella che li ha visitati, perché scusatemi, sia superiore, perché effettivamente. Ancora oggi a noi l'idea di dover andare in un museo attraverso un sito internet, attraverso un'esperienza nel cellulare, come dire, un po' scoraggia, no? Perché è giù, è vero, è verissimo, l'arte è fatta per essere vissuta fisicamente, no? Perché produca delle emozioni. In realtà però, tra nelle varie possibilità che i musei hanno di essere presenti online, l'esperienza virtuale è quella che si avvicina di più all'esperienza fisica. Sostanzialmente, quando parliamo di esperienza virtuale, parliamo di un software, di un programma, di una pagina, anche di uno strumento che ci permette fisicamente di entrare nello spazio in cui sono presenti le opere d'arte. Quindi ricostruire virtualmente, per esempio, una delle ricostruzioni migliori che esistono online è quella delle stanze di Raffaello in Vaticano. I Musei Vaticani l'hanno fatto già da diverso tempo ed è veramente spettacolare perché ti sembra di ritrovarti fisicamente all'interno. Poi ci sono degli strumenti che ti permettono di farlo anche attraverso l'Oculus. Sostanzialmente ti metti o il tuo telefonino o degli occhiali, diciamo, appositi che collegati via Bluetooth, cioè senza cavi, con il computer o con il cellulare, ti fanno ancora vivere di più l'esperienza di essere dentro lo spazio espositivo. E questo è il museo virtuale. Ovviamente, lì puoi immaginare, questo costa abbastanza perché si è realizzato. Quindi no, è più difficile che esistano musei che si attrezzino ad una visita virtuale. Il museo online, invece, è quello che sorprendentemente anche in Italia è stato molto arricchito in questo periodo e che si è dato moltissimo da fare perché le istituzioni museali, ma anche le fondazioni private, anche alcune gallerie private, hanno riorganizzato quello che già avevano prodotto per essere visto online, quindi video, interviste, documentari, oppure hanno prodotto delle cose nuove. Per esempio, i Musei Civici di Roma, che hanno la pagina su Facebook Cultura Roma, hanno creato questa serie di contenuti che va sotto l'hashtag La cultura in casa, in cui i miei colleghi, devo dire, con grande impegno e inventandosi un nuovo lavoro, perché tu devi immaginare che, come dire, esistono gli esperti di questo tipo di comunicazione che magari lo fanno in televisione, io un pochino lo faccio, insomma, ma gli storici dell'arte e soprattutto i curatori dei musei, questa cosa, insomma, la sanno fare poco, ma poverini, non perché non sono in grado, ma perché non è nelle nostre competenze, non so come dire. Invece. Costantino, ti interrompo per dirti che in Assolutamente. questa fase tutti noi operatori della cultura, come dire, uso il noi perché libri, Certo. opere d'arte, insomma, facciamo parte dello stesso orizzonte, no? Di mondo e di cultura, ci siamo impegnati per coprire un vuoto, per supplire una mancanza che ovviamente ha rappresentato e rappresenta una ferita. Anche io prima di questo mese ultimo non mi ero mai presentata su Instagram per una diretta e questa nostra iniziativa in qualche modo, come dire, risponde alla stessa esigenza a cui stanno rispondendo i tuoi colleghi storici Certo, dell'arte del comune tra di Roma. l'altro Cerchiamo di anticipo. mantenere una continuità con le tante persone che stanno soffrendo per l'impossibilità appunto di Assolutamente. stare in albergo. Tra l'altro anticipo a chi è collegato che tra poco vi faremo vedere una cosa che forse non è quasi mai stata fatta durante una diretta Instagram, perché Lia gentilmente si presterà a mostrare alcune immagini di cui parleremo, ma direttamente sulla diretta, quindi non come ho fatto altre volte mostrando dei cartelli o delle cose, quindi questo è anche un grande esperimento. E ti devo dire la verità, adesso chiaramente fatta la tara della tragedia, dei problemi, insomma, di quello che ci aspetterà nel futuro, che insomma è ancora tutto quanto da capire. Da questo punto di vista, cioè la comunicazione della cultura online e soprattutto dei musei, questa pandemia ha prodotto un'accelerazione fortissima.
cioè non che i musei non avessero già capito che forse dovevano avere una pagina Facebook, essere presenti su Instagram, ma in questo momento sono stati costretti, hanno avuto anche più tempo, diciamo la verità, perché c'era meno da occuparsi di problemi di guardiania, di assicurazioni, di trasporti o non si poteva lavorare in questo, diciamo, come si fa solitamente, e quindi quell'impegno, quel tempo è stato dedicato a accelerare questi contenuti che rimarranno. Cioè, secondo me, tutto questo è veramente un grande cambiamento e una piccola rivoluzione nella cultura dell'arte, nella comunicazione dell'arte che rimarrà ed è stata possibile grazie a questa esperienza. No, sicuramente è un patrimonio che rimarrà a noi operatori e anche, scusami, e anche appunto a chi fruisce di queste esperienze. Senti Costantino, ti voglio fare una domanda così di futurologia. Capisco che è difficile immaginare cosa succederà tra poche settimane, figuriamoci tra pochi mesi o tra pochi anni. Questo passaggio in avanti che c'è stato in direzione di una così maggiore attitudine al virtuale, al digitale, ovviamente rimarrà una competenza importante per chi produce l'arte, per chi organizza, per noi operatori del settore. Dal punto di vista del pubblico, dal punto di vista di chi ha sempre frequentato i musei, le mostre e ha seguito appunto in presenza gli eventi, le esposizioni, secondo te cambierà qualcosa per sempre? E articolo meglio questa domanda. Da un lato c'è un precedente, cioè l'esperienza che fino a ieri magari nessuno di noi aveva sentito l'esigenza di fare, perché io che vivo a Roma, fortuna mia, alle stanze di Raffaello, tutto sommato, organizzandomi un minimo e prenotando, ci posso andare di persona. Oggi effettivamente mi torna utile sapere, e nel frattempo ho letto di consigli che arrivano dai nostri, dalle persone che ci seguono di altre realtà Sì, poi magari ne segnalo anch'io importanti. alcune. Sì, infatti lo registravo semplicemente perché fosse un promemoria per te. E come dire, il fatto di aver avuto accesso a questa modalità digitale virtuale potrebbe forse farmi dire: ma sai che c'è? È un'esperienza comunque bella e interessante. Quindi cambia qualcosa dal punto di vista proprio, come dire, dell'abitudine del consumo culturale? Seconda domanda, e veniamo alla cronaca. Pare, salvo smentita, che dal prossimo 18 maggio i musei potranno riaprire. Ti chiedo conferma, innanzitutto, e però apriranno a certe condizioni che renderanno diversa l'esperienza. Allora, anche da questo punto di vista, ci sarà, come dire, un effetto di scoraggiamento rispetto all'esperienza fisica della visita nei musei? Cosa ti immagini? Guarda, Sì, certo. Diciamo come se avessi la palla di vetro. Allora, dal punto di vista del pubblico, secondo me una cosa molto positiva è che finalmente per chi ovviamente è interessato, è appassionato, in qualche modo si è un po' andata a cancellare o diminuire questa diffidenza nei confronti dell'utilizzo degli strumenti tecnologici per fare anche un'esperienza artistica. Perché se lo si usa bene, comunque a vedere anche una mostra attraverso un video come anticipazione di quello che poi potrà essere certo. un'esperienza fisica può dare delle emozioni forti. Può essere particolarmente interessante. Per esempio, online c'è una grandissima quantità di strumenti che possono essere utili a introdurre i bambini, i ragazzi nei confronti dell'arte. Proprio stamattina mi sono andato a riguardare un po' di siti. Il MoMA, oltre ad aver raccolto una grandissima produzione che hanno su YouTube, per esempio, ha dedicato una sezione che non c'era all'education. Quindi i propri operatori di education. Apro e chiudo una parentesi lì a quelli assunti dal MoMA, perché tutti i collaboratori esterni il MoMA li ha licenziati praticamente 2 giorni dopo la chiusura, e anche questo poi è un problema occupazionale che anche in Italia, insomma, non è indifferente. Chiudendo la parentesi, per esempio, lì ci sono tutta una serie di tips, no? Di suggerimenti che loro hanno pensato per gli insegnanti di storia dell'arte, ma che possono essere anche utili per i genitori. Quindi queste istituzioni si sono, come dire, hanno in qualche modo sono venuti anche incontro a chi effettivamente questi strumenti li utilizza tutti i giorni. Stamattina, per esempio, è arrivata la notizia che gli Uffizi sono su TikTok.
Ora non so se tu sai cos'è Sì, lo TikTok. so, anche se diciamo ho superato la fascia d'età I tuoi di cui figli hanno il dovrei cellulare? Frequentano parlare. Loro sono TikTok? troppo giovani, però Troppo so giovani cos'è. ancora. Insomma, TikTok è il social media dedicato proprio ai più giovanissimi, anche se in realtà lo frequentano anche gli adulti, ma è caratterizzato da che cosa? Da dei video brevissimi che durano 15 secondi o poco più, ma la cosa importante è che per essere su TikTok, per acquisire follower, per dare un senso alla propria presenza su TikTok, in qualche modo devi far ridere. Devi essere ironico. Ecco, devi in poco tempo colpire l'attenzione attraverso l'ironia. Beh, gli Uffizi, ragazzi, l'ho visto stamattina, l'hanno fatto in un modo incredibile, anche con grande coraggio, perché vedrai che ci sono, non so, il Tondodoni di Michelangelo, in cui la Madonna, che non so se ti ricordi, tiene il bambino dietro le spalle, praticamente fa esercizi fisici con questo, insomma, hanno animato delle opere. Allora, ho capito, certi puristi potranno dire, ah, ma sono dei pazzi. Allora, che gli Uffizi si sono, come dire, rimessi in gioco per attrarre, e attraverso un linguaggio molto, molto ironico, anche i più giovani, i più piccoli, per me è una cosa straordinaria che sicuramente questa pandemia ha prodotto. Poi i ragazzi andranno a vederlo, cosa succederà quando andranno a vederlo? Per chiudere la tua risposta, andare alla seconda domanda che mi hai fatto. Beh, allora, è stato Conte a dirlo domenica sera che il 18 maggio apriranno anche i musei, quindi noi ci fidiamo, anche se il decreto del 18 maggio non è ancora uscito, quindi tutto può succedere ancora. Sarà una bella avventura perché entreremo scaglionati, dovremo rispettare il distanziamento sociale che ormai conosciamo tutti, e non ci potremo più avvicinare in due persone ad un quadro e magari commentare un dettaglio, no? Perché magari la persona con cui siamo andati a vedere la mostra sarà a 2 metri di distanza, quindi sarà veramente saremo obbligati a fare un'esperienza solitaria dell'arte, no? Qualcuno l'ha sempre cercata. Qualcun altro invece no, è disperato, non la ritiene interessante e sarà cioè non avremo più le folle, per tanto tempo non avremo più le folle. Io, insomma, cercherò di prenotare i musei vaticani perché i musei vaticani sono veramente no, i musei più affollati del mondo e magari veramente no, mi permette di vederli in modo unico. Considera per esempio che pare, e questa è una voce, quindi te la do assolutamente come voce non confermata, che se e quando riaprirà la mostra di Raffaello e le Scuderie del Quirinale, Che aveva fatto appena in tempo a essere poverina, inaugurata, sì, ricordiamolo, no? È tempo una una settimana. settimana infatti, doveva chiudere a giugno, la stanno prima di tutto tentando di prorogare di almeno 3 mesi, ma l'idea, secondo me non così balzana, è di aprirla H24. E vediamo che Tutta succede. la notte, Sì, 24 ore di sì, apertura, sì, quindi sì. potremmo andare alle 3 di mattina a visitare. È un'ipotesi, io non so se poi sarà possibile, però No, però è immaginalo, no? interessante Cioè, valutare le strategie appunto che si stanno mettendo in campo per affrontare la perché quella è situazione. una mostra dove tu hai bisogno che, anche per recuperare le spese, hai bisogno che ci venga tanta gente, no? Ah, l'idea, magari non tutti i giorni verrà aperta H24, magari solo alcune notti a settimana, però. Insomma, è un altro pianeta, un'altra dimensione in cui questa esperienza ci sta portando. E secondo me non è sbagliato. Guarda Costantino, ci hai detto in pochi minuti una serie di cose interessantissime. La prima che mi sembra rilevante è quella legata anche agli strumenti pensati per i bambini, per i ragazzi e per chi insegna storia dell'arte e che ci dice che il digitale, che appunto non va guardato con sospetto decisamente perché è semplicemente un'opportunità in più, può essere un ottimo veicolo di avviamento, no? Può essere come dire un invito in cui tra l'altro le nuove generazioni si riconoscono, come dire, in maniera più naturale, essendo il mondo digitale Certo. quello in cui sono immersi. Un altro aspetto che mi sento di condividere è legato al fatto che non esiste alternativa tra esperienza, come dire, reale, fisica e esperienza virtuale, ma esiste la possibilità di moltiplicare le vie d'accesso allo stesso oggetto di interesse. E guarda, Costantino, è un po' la stessa cosa che succede nei libri, no? Noi per anni ci siamo sentiti chiedere da editori, avete paura che con l'ebook scomparirà il libro? A parte che il libro, come dire, in quanto testo, contenuto, è il medesimo e cambia il supporto, ma io ho sempre pensato che c'è spazio per canali diversi, per forme di fruizione Sono d'accordo diverse con te. e non esiste, come dire,
il lettore, così come il fruitore di arte di serie A o di elite, come dire, che seleziona un modo snobbando l'altro, ma ciascuno di noi, a seconda delle occasioni, delle fasi della vita, dell'umore, della giornata, può avere accesso in modalità diverse, no? Credo a. Ma sai, l'importante è rispettare come dire, la verità dei fatti, delle notizie, insomma, perché chiaramente anche l'arte può essere oggetto di fake news o di costruzione di leggende, insomma, o se magari ti va di raccontare un fatto, un quadro, un'opera attraverso una leggenda, devi dichiarare che si stai muovendo in quel mondo lì, in quella Certo. dimensione lì. Quindi nel momento in cui, come dire, non si eccede nel sensazionalismo, no? Come magari fanno anche certi programmi o certi siti, pur di attrarre, ma si rispetta la storia o anche si rispetta quello che l'artista contemporaneo dice, nel caso della contemporaneità, secondo me io sono perfettamente d'accordo con te, cioè l'arte e la cultura in generale, più accessi, più punti di vista ci sono e meglio è. Io Io l'ho sempre penso, sostenuto. Costantino, è una cosa che ci siamo detti così privatamente, scambiandoci le impressioni su questo periodo, che stiamo vivendo un po' tutti una sorta di esperimento, no? Siamo Sì, all'interno. siamo delle cavie. Diciamo che ci aspettano, come dire, tempi anche interessanti e anche su questo fronte sarà interessante capire che cosa cambierà. Io, Costantino, in chiusura di questa prima parte della nostra chiacchierata, perché poi voglio che parliamo insieme di emozioni, ti volevo chiedere, anche raccogliendo alcuni dei suggerimenti che ci sono arrivati dalle persone che ci seguono e che credo tu abbia letto come me, vuoi dare in maniera del tutto libera, ovviamente, alcune indicazioni su buone pratiche? Che tu conosci su, appunto, cioè tutte le stanze di Raffaello, ci sono altre realtà in Italia, ma anche nel mondo, visto che uno dei vantaggi del digitale è che non c'è bisogno di prendere un aereo per andare al MoMA, che Esatto. ci vuoi suggerire, che possono essere interessanti da Allora, seguire. ripeto, per chi si fosse collegato dopo, andatevi a cercare i canali social degli Uffizi perché sono molto buoni. Tra l'altro, proprio poco prima che iniziavamo, diciamo, l'ufficio stampa degli Uffizi mi ha raccontato che loro hanno aperto la loro pagina Facebook in occasione della pandemia, cioè subito dopo il lockdown, e i loro video in questi 2 mesi hanno totalizzato 2 milioni di visualizzazioni. Che insomma sono tanti già anche per un videoclip su YouTube, pensate insomma per un museo. Poi chi si è comportato molto bene fin dall'inizio è il Museo Egizio di Torino. Il Museo Egizio di Torino con le passeggiate del direttore, ma poi anche con la messa in campo dei curatori delle diverse sezioni, ha prodotto dei contenuti eccezionali, straordinari, bellissimi, molto pieni di curiosità e soprattutto con i tempi giusti per l'online, che chiaramente insomma non permette di fare restare, non permette, come dire, non invita a rimanere troppo tempo, insomma, troppo a lungo. E poi ci sono i grandi musei internazionali, sinceramente, scusatemi, il Maxi, che in realtà già lavora da tanto tempo sul digitale, ha fatto un bellissimo lavoro di raccolta e di riorganizzazione dei contenuti, quindi insomma funziona molto molto bene. A partire da domenica, da questa domenica mi faccio anche un po' di autopromozione Lia, la Fondazione MERS di Torino inizierà delle interviste. Una le faccio anche io in una serie di conversazioni sul contemporaneo, però molto divulgative, molto semplici, aperte a tutti. La prima, domenica pomeriggio, sarà con il responsabile della sezione siciliana della TGR, perché l'idea è quella di portare a parlare di contemporaneo persone che non se ne occupano, e quindi cercare di vedere altri punti di Bella vista. sfida anche questa. Esatto. E poi va bene, devo dire che le grandi istituzioni sono assolutamente al passo con i tempi, Louvre, Tate, Metropolitan l'ho visto un po' più, insomma, meno reattivo, insomma, sul sito, però ecco, questi secondo me sono ottimi spunti intanto. Ti ringrazio per i consigli e li seguiremo senz'altro. Mentre parlavi, stavo riflettendo al problema enorme della sostenibilità economica, nel senso che naturalmente queste iniziative sono iniziative che vengono offerte gratuitamente, immagino, Certo, sì, sempre, sempre. e non è ovvio, ovviamente, come dire, appunto, immaginare un futuro in cui le entrate si ridurranno e quello che si offre all'utenza è un servizio che non ha una controparte economica. Ma apriremmo una questione enorme. Tu prima segnalavi giustamente anche il problema grandissimo, gravissimo che stanno vivendo molti professionisti del settore. Ovviamente, come dire, vale per moltissimi altri campi, diciamo. Ovvio.
tu pensa soltanto ai miei colleghi guide turistiche, cioè per loro è come un'intera stagione persa, cioè quelli che lavorano con gli stranieri ovviamente, la maggior parte, che quest'estate, a parte anche il fatto che l'estate è bassa stagione per l'attività culturale, quella degli stranieri, ma questo era il periodo maggiore, tra marzo e giugno è l'altissima stagione e quindi è completamente persa. Diciamo che insomma, Scusa, c'è Alessandro che Marzomagno, nostro dice? comune amico, che insiste sul fatto che l'archeologico di Venezia ha Ho fatto grandi capito. cose. Sì, non ho detto che era il primo, sì, c'è la gara, no? Ha fatto prima di quello. Ma Andremo andate anche così. all'archeologico di Venezia. Bravo Alessandro, che Andremo come sia dire, all'archeologico di campanilismo, Venezia il che tu segue, campanilismo. sia Tra l'altro, anche su. Alessandro, spero che anche tu abbia visto i delfini sul Canal Grande, no? Cioè, sono girate delle immagini lì Ma meravigliose di quel Alessandro fatto. credo che sia quarantenato a As Milano, ah, del vabbè, ok, Rotarese si magari gliele sposta. hanno mandate. Va bene, va bene. Senti, Costantino, grazie per questo giro d'orizzonti. Io ho Ah, ecco, il visto. Museo Archeologico di Venezia è online con noi, Ah, giustamente. bene. Grazie, Ale, mi hai evitato una brutta figura. Allora, grazie per questa panoramica. Io prima avevo iniziato a presentarti, ma ho solo comunicato quello che è il tuo ruolo proprio professionale, appunto alla sovrintendenza ai beni culturali qui a Roma. Non avevo detto che tu da diversi anni svolgi un'intensa attività di divulgazione, sei presente in molti spazi radiofonici, televisivi, ma sei naturalmente autore di libri, molti dei quali di grande successo. Con un editore che, ahimè, non è la terza, hai pubblicato delle opere che hanno avuto grandissimo seguito, dedicate ad alcuni maestri della storia dell'arte italiana. Voglio nominarli: sono Caravaggio Segreto, Leonardo Segreto e Raffaello Segreto, che invito appunto a leggere. Grazie, grazie. E insieme a me, insieme a noi editori La Terza, hai poi pubblicato un libro che si intitola L'arte in sei emozioni. Lo mostro come al solito al contrario, Va bene, sì. insomma, il titolo l'ho ricordato, che è un modo curioso, originale, divertente, irriverente di avvicinarsi all'arte, nel senso che tu hai mescolato in questo libro le tue conoscenze e competenze che spaziano su secoli di storia dell'arte a alcune tue considerazioni appunto legate alla psicologia dell'essere umano, sia perché l'arte suscita emozioni, sia anche perché l'arte ha rappresentato molte di queste emozioni. Noi, io e Costantino, ci siamo molto divertiti quando si trattava di costruire l'indice del libro nel pensare a quali fossero le emozioni che dovevano essere trattate. Siamo partiti da quelle classiche che studia la psicologia, perché l'emozione, come direi, è un tema fondamentale della psicologia generale che si studia al primo esame, credo, nelle facoltà di psicologia, nella materia di psicologia generale. E Costantino ha voluto però spiazzare un po' e dedicare ciascun capitolo non alle emozioni classiche, che sono, no, di gioia, tristezza, quelle che tutti conosciamo, ma le nomino, tanto sono solo sei, a sentimenti, stati d'animo, appunto meno scontati, e sono desiderio, delirio, allegria, tormento, stupore e dubbio. Io ho chiesto a Costantino, in vista di questa nostra chiacchierata, di condividere con chi ci ascolta alcune delle sue riflessioni, che appunto sono contenute anche nel libro, a una in particolare di queste emozioni. E visto il periodo che stiamo vivendo, ho chiesto a Costantino di parlarci dello stupore, perché direi che, come dire, Ci accomuna in qualche quello che modo. ci sta capitando, insomma, può essere associato a questo sentimento di spaesamento, no? E di così difficoltà, se vogliamo, di fronte a qualcosa che era imprevisto. Certo. Te, Costantino. Sai, Lia, avremmo forse dovuto mettere stupore all'inizio del libro, come prima Perdonami, c'è emozione. una persona che ci segue che dice avremmo dovuto parlare del delirio. Hai ragione, Ha anche il ragione, delirio, anche effettivamente, anche questo. Comunque, se volete, poi magari ripetiamo perché ho il anche il dubbio dubbio, adesso, ecco, insomma, ragazzi, compratevi il diciamo, libro, fatevelo bravo, comprare. diamo un senso a questa diretta.
Allora, no, adesso per farla breve, tu hai introdotto benissimo il libro. La cosa, diciamo, secondo, per me è stata che è stato molto interessante è che nello studiare queste, nel selezionare, nello studiare queste emozioni, diciamo che le opere d'arte hanno dimostrato come le emozioni non sono state percepite e raccontate nella nostra storia, nella storia dell'umanità, sempre nello stesso modo, no? Io faccio sempre degli esempi, se volete, banali, ma molto chiari. Non so, quello che faceva ridere gli antichi romani, se andate a cercare le barzellette, no? O le satire di Marziale, noi oggi spesso ci lascia anche un po' indifferenti. Oppure quello che faceva innamorare perdutamente nell'epoca romantica, in epoca medievale, era considerato uno scandalo assolutamente da non condividere. Quindi le opere d'arte diventano un po' la prova del nove, cioè no, la rappresentazione proprio fisicamente come gli artisti nel corso dei secoli hanno rappresentato queste emozioni e quindi come le hanno vissute i loro contemporanei. Lo stupore, dicevo, avremmo dovuto metterlo all'inizio del libro perché Cartesio, che a metà del 600 pubblica Le passioni dell'anima, questo saggio insomma, fondamentale, un po', che è un po' il suo testamento da un certo punto di vista. Lui pone la meraviglia, l'admiration, proprio all'inizio di tutte le emozioni, per un motivo semplicissimo, Lia. Perché se ci pensi, lo stupore è l'emozione più frequente nei bambini. No? Perché ogni cosa che conoscono, che toccano, che vedono è una cosa nuova e quindi reagiscono quando anche insomma sono in buona, diciamo, in un buon momento con lo stupore, con la meraviglia. E quindi vuol dire che se è l'emozione che colpisce colui che non ha conoscenza, colui che non ha esperienza, è proprio per diciamo, con questa deduzione, per Cartesio, l'emozione principe che sta all'inizio di tutte le altre, poi anche i filosofi greci, no? Più volte Pensavo ad Platone, Aristotele, Aristotele, ovviamente, appunto, anche sostengono lui, che la la base della filosofia, esatto, la filosofia parte, nasce proprio dall'idea dello stupore, della meraviglia che abbiamo nei confronti dei fenomeni naturali che ci spiegano e ci spingono a chiederci il motivo per cui accadono. E lì, quindi, poi il ragionamento. Io chiaramente nel libro partiamo dall'antichità, partiamo dalle tragedie greche, dalle maschere antiche, però oggi, visto che il tempo è breve, vi ho portato quattro opere, no? Ti ho dato io sono a quattro tua opere in disposizione, consegna. Costantino. Esatto, partire dalla Grazie. prima, quello che sta per accadere, ragazzi, non si è quasi mai visto su Instagram. Allora, vediamo se ce la facciamo. Eccola Ce qua. l'abbiamo Quindi fatta? Lia ha preso questa immagine, cioè compare ancora lei, perché è interessante quest'opera? Questo è un dettaglio del compianto sul Cristo morto che è stato scolpito da Niccolò dell'Arca, che era uno scultore barese che arriva nel 400 a Bologna, ed è, diciamo, ha una datazione molto incerta, perché addirittura ci sono 30 anni, no, in cui non abbiamo nessun documento su quest'opera, tra gli anni 60 e gli anni 90 del 400 potrebbe essere stata scolpita, ed è in una piccola chiesa nel cuore di Bologna. Allora, guardate queste due donne, sono Maria di Magdala e Maria di Cleofa, che sono arrivate diciamo, a vedere, ad incontrare Cristo che è appena stato deposto dalla croce. Ovviamente il gruppo è più grande, ci sono anche altri personaggi. Perché è incredibile quest'opera, soprattutto per l'epoca in cui è stata scolpita? Perché nel 400, se abbiamo un po' in mente alcuni grandi capolavori, pensiamo, no, a quelle di Botticelli, alle opere di Perugino, di Piero della Francesca, cioè le emozioni forti non vengono quasi mai rappresentate. Siamo Cioè, abituati a uno stile un po' più composto, eh? esatto, l'arte aveva il compito di confortare, di portare a contemplare, no, il sacro, ma l'idea di sconvolgere attraverso la rappresentazione di emozioni fortissime è assolutamente in quest'opera avanti con i tempi, ancora prima, poi lo vedremo con il Cenacolo di Leonardo, ed è anche un po' unica, nel senso che si apre e si chiude con quest'opera, non è che dopo il compianto di Niccolò dell'Arca comincia un percorso, no. È proprio, come dire, viene fuori dal nulla questa operazione. Forse qualcuno sostiene che Niccolò dell'Arca, nel realizzare quest'opera in cui loro mescolano lo stupore alla sofferenza, perché immagina di queste donne che per 3 anni hanno seguito un signore, una delle due, la Maria di Magdala, era anche abbastanza ricca, quindi aveva anche rinunciato alla sua fortuna, e poi se lo vedono morto, stecchito lì davanti, no? Vedono proprio crollare tutte le loro speranze. Ecco, qualcuno sostiene che Niccolò si sia ispirato alle espressioni di alcuni parenti che andavano a trovare i propri cari nell'ospedale proprio accanto alla chiesa.
è l'ospedale della vita e della morte, si chiamava, e quindi dalla realtà, dal vero, abbia preso queste espressioni fortissime. Però sappiate, è un unicum in quell'epoca storico-artistica. Quello che invece determina un passaggio, insomma, soprattutto un grande poi eco, è l'opera successiva. Vabbè, questa Sì, ormai io mi scuso anticipatamente perché la mia figura che compare coprirà un no, pezzo di assoluto ne farai capolavoro, parte, Lia. Ecco. temo. Mamma mia, Se domini qua sul Cenacolo di Leonardo, ne fai non ha bisogno di parte. presentazioni l'opera di cui ci dirai Esatto, ora. c'è Francesca che dice, no, sembra uno scatto fotografico. Sì, effettivamente sì, quello di Nicolò sembra uno scatto fotografico, ma lo è, sembra ancora di più il Cenacolo di Leonardo, sul quale potremmo stare a parlare ore, giorni, mesi e anni. Però parliamone un attimo dal punto di vista delle emozioni, no? Allora, prima di tutto il Cenacolo, qualsiasi Cenacolo voi guardiate, ovunque siate, rappresenta sempre il momento immediatamente successivo all'annuncio di Gesù Cristo. Gesù Cristo ha appena detto: uno di voi mi tradirà. Chiaramente questi 12 amici reagiscono in un modo abbastanza, no, particolare a queste parole, perché sono assolutamente inaspettate. Sai, lo stupore è anche quell'emozione che deriva dal fatto che la nostra aspettativa è stata tradita. Cioè, quando noi ci stupiamo di qualcosa, quando siamo grandi, è perché magari ci siamo fatti un'idea, no? Di quello che avrebbe detto qualcuno, di come si sarebbe presentata una persona, un'immagine, un suono, e poi invece è completamente diverso. E quindi reagiamo con lo stupore. Allora, l'aspettativa di Strano di questi. fronte al nuovo che irrompe. Esatto. Allora, questa notizia del tradimento è ovviamente inaspettata, nuovissima. Mentre prima di Leonardo i pittori si erano, come dire, contenuti nelle reazioni di questi apostoli, Leonardo invece li fa esplodere, ognuno con una reazione diversa. Ora, quello che vi sto per dire è difficile da vedere in questa immagine così piccola, però andatevelo a riguardare. Leonardo, come organizza le emozioni e lo stupore di questi 12 personaggi? Allora, li raggruppa di tre in tre, come sappiamo, no? E qualcuno ci ha messo anche dentro dei significati simbolici, no? Legati al valore simbolico, cabalistico del numero tre. Però, in realtà, in modo un po' più terra-terra e più, come dire, concreto, già si può vedere un po' da quella immaginina. Proprio sotto di te ci sono tre apostoli, che, ancora visibili, vicinissimi a Gesù, che reagiscono in un modo molto scomposto a queste parole, no? Uno punta il dito verso l'alto, che tra l'altro diventerà un motivo ricorrente nell'opera di Leonardo, dice: ma sono forse io? C'è un altro che si tocca il petto, un altro che spalanca la bocca. Insomma, reagiscono in modo veramente sconvolto. Dall'altra parte ci sono, no, quindi sulla sinistra del nostro piccolo schermo, ci sono Pietro che tocca la spalla di Giovanni, c'è Giuda, ecco Giuda per esempio, no? Come viene identificato? Come fa Leonardo a farlo diventare riconoscibile? Perché dobbiamo ricordare che questi cenacoli erano dipinti nei refettori e quindi i monaci, mentre mangiavano, si dovevano ritrovare in quella cena, come se stessero partecipando anche loro all'ultima cena, e dovevano in qualche modo riconoscere Giuda per capire quello che non dovevano seguire, chiaramente, il traditore. Allora, di solito veniva posto dall'altra parte del tavolo. Leonardo rinuncia a questa idea, lo fa sedere con gli altri, però lo gira, gli gira le spalle. Ed è l'unico che è il volto oscuro, perché gira le spalle alla luce che giunge dalla sinistra del dipinto. Giuda reagisce, come dire, ovviamente con grande sorpresa, urta un barattolino di sale, lo fa cadere sulla tovaglia, sparge il sale sul tavolo. Insomma, Leonardo ci mette tutti i dettagli per far capire come sia stato veramente colpito da queste parole. Se però invece guardiamo gli altri sei apostoli, allora tre non li possiamo vedere perché ci sei tu, Allora, guardatevi quelli che sono Costantino, rimasti. permettimi questo Dimmi. atto di riparazione verso Leonardo, usiamo il modo vecchio, eccolo qui. È ancora peggio, però così si vede ancora di Ah, meno perché sì. ci sei tu. Vabbè, Vabbè, ma non ti non preoccupare, comunque, insomma, più o meno è nota l'opera. Comunque, quelli ai lati del tavolo si stanno ancora chiedendo, quindi non reagiscono così scomposti, sono abbastanza, come dire, rigidi e solo con le mani fanno dei piccoli gesti, perché si stanno ancora chiedendo il senso delle parole di Gesù. Cioè, sembra che quelli seduti vicino hanno sentito bene e sono sconvolti. Quelli ai lati del tavolo si chiedono: ma che ha detto? Ma che avrà voluto dire? Ma che senso sono queste parole? No?
Perché questo? Perché sono proprio posizionati in questo modo? Sei ai lati, ancora incerti, e sei sconvolti vicino. Perché Leonardo in quegli anni a Milano sta studiando come il suono si diffonde nell'aria. E ha scritto e capito e disegnato il fatto che la diffusione del suono nell'aria sia una questione di spostamento di materia. Lui fa proprio l'esempio classico del sasso che gettiamo nello stagno. No? Che produce dei cerchi netti vicino a lui, che diventano sempre più deboli fino a scomparire. E così dice, si diffonde il suono. Se sei vicino alla fonte, il suono è molto netto. Lontano, questa materia, questa onda si disperde. È per questo che distribuisce così le emozioni e lo stupore degli apostoli, proprio perché è frutto di una sua ricerca scientifica che finisce nella Costantino, pittura. grazie perché ci fai vedere con la tua maestria solita la quantità di livelli in cui un'opera d'arte può essere letta. Abbiamo Senti, pochissimo tempo, forse. andiamo Quanto manca? all'opera. Sì, dobbiamo, diciamo che in un quarto d'ora dovremmo La chiudere. voglia. Allora, vado al successivo. Sì. Perché questo? Perché abbiamo messo Caravaggio? Perché io Beh, sono tra innanzitutto coloro. perché lo ami. Esatto. Okay. Questo è il vero Perché motivo. è perché è il mio cavallo di battaglia. E poi perché io veramente diciamo, non sono l'unico a dirlo, ma insomma penso che possiamo tutti quanti essere d'accordo. Se guardiamo quanto Caravaggio ha raccontato le nostre emozioni, e possiamo veramente dire che sia il vero erede di Leonardo. Ci sono due elementi che Leonardo ha sperimentato e che ha introdotto in modo rivoluzionario nella storia dell'arte, che poi Caravaggio ha fatto propri. Non ci dimentichiamo che Caravaggio nasce a Milano, si forma a Milano, una Milano che alla fine del Cinquecento era ancora intrisa di leonardismo. Quindi lui ha visto dal vero tante cose legate al mondo di Leonardo. Ecco, quali sono i due elementi di Leonardo, tra gli altri, che Caravaggio raccoglie in modo più netto? Fin da giovanissimo, perché poi questo ragazzo morto a Ramarro è tra le primissime opere. Da una parte l'emozione, il racconto dell'emozione, cioè quella che Leonardo aveva descritto nel suo Trattato della pittura come il moto dell'animo, no? Un pittore, diceva Leonardo, si può definire tale se sa descrivere i moti dell'animo attraverso la sua pittura. E Caravaggio studia in modo molto preciso le emozioni, lo vediamo anche da certi suoi piccoli esperimenti, da come cambia i dipinti quando li vede raggi X, no? Si capiscono come cambia la sua impostazione delle fisionomie. L'altro elemento che Leonardo per primo ha collegato al discorso emotivo è l'istantaneità del gesto. Quindi l'emozione che Leonardo comincia ad esprimere, per esempio nel Cenacolo, è un'emozione che accade di fronte ai nostri occhi. Nel momento in cui questo passa nelle mani di Caravaggio, molto più maturo, molto più audace. Siamo nell'epoca barocca, quindi nel momento in cui si va in cerca di emozioni forti, questo diventa ancora più istantaneo, immediato, cioè ancora più fotografico e cinematografico rispetto a quanto non facesse Leonardo. E questo ragazzo, l'espressione di questo ragazzo, la dice tutta, no? Se vi ricordate nella parte inferiore del quadro, lui ha appena messo la mano in un gruppo di frutti, insomma di verdure, senza accorgersi che tra le foglie era nascosto un ramarro che gli ha morso il dito e ha reagito. Allora, con questa spalla in primo piano, Caravaggio ci dà proprio la sensazione del fatto che lui si sia ritratto. È una reazione molto scomposta la sua. Guarda quella mano com'è, no? Così un po' come sembra veramente che sia in un momento in cui è tesa, no? Non si sta deve distendere. Ma Caravaggio che cosa fa? Dove concentra l'emozione di questo ragazzo? La bocca, meravigliosa, carnosissima, semiaperta, ma poi c'è un punto in cui si concentra l'espressione di questa emozione, che pensa solo più di 100 anni dopo il grande catalogatore delle emozioni, cioè il pittore Charles Brun, un pittore alla corte di Re Sole, ha catalogato. Allora, il punto in cui nell'arte, ad un certo punto, quando si fa uno studio preciso, si concentrano le emozioni, lì è questo triangolo qua. Sopracciglia. Il triangolo tra le sopracciglia e il naso. E infatti, guardate, Caravaggio ha creato delle pieghe
che lì ci fanno intuire come questo ragazzo stia reagendo. Ora però ti faccio una domanda, Lia. Tu limiteresti la descrizione di questa espressione allo stupore? C'è la paura, il disgusto, Brava, brava. insomma, si sconfina, in Esatto. altre direzioni. Perché in fondo è vero, cioè, come dire, le nostre emozioni non sono così nette, no? Ci sono tanti elementi che le compongono. Quando, appunto, come in questo caso, è esattamente come hai detto tu, lui è schifato dal ramarro, è sorpreso, è addolorato perché gli avrà fatto anche male. Cioè, c'è come dire, un insieme di emozioni che Caravaggio riesce ad esprimere. Ed è questo il salto di qualità tra la generazione di Leonardo e la generazione di Caravaggio. Cioè, oltre alle emozioni forti e all'istantaneità, Caravaggio è così geniale da riuscire ad esprimere, a costruire emozioni complesse. Rendendo conto dell'effettiva ricchezza dei nostri stati d'animo, Esatto, no? Quindi esatto. sto facendo davvero un passo avanti. Costantino, vogliamo andare avanti con l'altra L'ultima, opera che avevi esatto, che appena la selezionato? vedete vi capirete perché l'ho messa. Eccola Eccola qua. qua. Questo è un dettaglio della Medusa di Bernini che si trova all'interno dei musei, nella collezione dei Musei Capitolini a Roma. Allora, che cosa riusciamo a capire? Prima di tutto che qui di nuovo il gioco, o meglio, la concentrazione dell'emozione è di nuovo su questa parte del volto, no? Vedete come lei, che sostanzialmente viene rappresentata da Bernini nel momento in cui ha capito che è spacciata. Cioè, si è appena vista riflessa nello scudo specchiante di Perseo e ha capito che si sta trasformando in pietra lei stessa. Ti fermo un Quindi, prego. secondo, Costantino, non so se hai colto l'accorato appello di una persona che ci segue, che vuole un tuo No. libro su Bernini e Borromini. Allora, comunichiamo che noi stiamo lavorando a un altro progetto al Ma momento, che questo potrebbe anche, finisce però agli esiste, inizi del però la terza. 2021. Però la terza ce l'ha un titolo storico, eh? Sì. Geni rivali, Lo vogliono Borromini. da te, Lo vogliono Costantino. da me. Va bene, ci Scusami, questa lavoreremo. Ci parentesi. lavoriamo. 2021, parliamo di altro, poi dopo, insomma, come dire, ne Bene. parleremo. Allora, tanto sono anche questo una mia grande passione, Bernini e Borromini, effettivamente. Da romano quale sono, tra l'altro. E allora, qui, Bernini che cosa fa? Lia, pensa il privilegio che ha Bernini. Bernini deve scolpire il volto di Medusa che nel mito sta per diventare, o meglio, si sta pietrificando. Quindi lui deve scolpire una cosa che è vera, che è reale, perché lui ha la pietra in mano, il marmo, e praticamente quello che racconta il mito lui ce l'ha, lo deve costruire in tre dimensioni e lo deve rendere reale. Ok? Quindi è il racconto che si fa concreto, che si fa realtà, ed è lui che lo deve mostrare, quindi ha una responsabilità enorme se ci pensi, no? Però anche un grande privilegio perché è il mito davanti ai nostri occhi e lui si concentra su questa espressione, cioè sull'istante nel momento in cui lei si è appena resa conto, no? Ed è struggente, è una sorpresa. Quindi cioè, ci sono gli elementi che aveva già messo Caravaggio, no? La bocca semiaperta, no? Le sopracciglia, la fronte aggrottata, ma con questa curva altissima delle sopracciglia che coinvolge anche la forma degli occhi, in cui noi ci immaginiamo una distensione dei muscoli del viso che non avverrà mai, no? Perché lei per sempre rimarrà pietrificata con questa emozione che diventerà eterna, no? Per me è eccezionale, cioè trovo veramente Decisamente, no? così come altrettanto eccezionali sono altre opere di cui non facciamo in tempo a No. parlare oggi, ma che sono presenti nel libro. Ne nomino una perché, Sì. quando l'ho letto a suo tempo, ero rimasta molto colpita. C'è un'Annunciazione di Lorenzo Lotto, che è Ah, beh, quella è straordinaria, divertente. no? Bella, però Quella è molto di solo due divertente. parole, perché poi appunto Sì, 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 sì. rimandiamo e rimandiamo alla. Ma quello è molto divertente perché, vabbè, Lorenzo Lotto è anche lui, no?
effettivamente è un anello della catena tra Leonardo e Caravaggio. Siamo con quell'opera intorno agli anni 30 del Cinquecento. Ed è molto curiosa perché è, diciamo, l'unica annunciazione nella quale la Vergine sembra non volerne sapere di accogliere l'annuncio dell'angelo, dell'arcangelo, perché l'arcangelo Gabriele irrompe nella sua casa mettendosi in ginocchio, brandendo il giglio come fosse una spada, sostanzialmente, no? Per cui, e con l'altro dito punta verso l'alto. Andiamo a guardare in alto e c'è il Signore, Dio, che sembra quasi tuffarsi letteralmente con questo gesto sulla Madonna, la quale si gira, quindi dà le spalle all'angelo, dà le spalle all'arcangelo, dà le spalle al Signore, guarda verso di noi e dice: Oh Signora mia! Questo è il recupero di una citazione che fece il Arbasino, che nella descrizione di questo quadro, in cui lui, no, capace di descrivere, no, certe reazioni femminili o classi sociali, insomma, del Nord Italia, dice: Sembra che lei dica, Oh signora mia, non sia mai che accada. Effettivamente è una sorpresa assolutamente che qui ironica, inaspettata dovremmo dire, che però ci invita a comprendere come in realtà il Cinquecento sia stato un grandissimo laboratorio per le emozioni, un enorme laboratorio che poi ha prodotto le grandi reazioni, le grandi emozioni barocche. Ma nel Cinquecento c'è stato un fortissimo dibattito su come le emozioni dovessero essere espresse, e questi esempi che abbiamo fatto ne sono un esempio. Grazie Costantino, grazie Grazie. davvero. Avrai letto anche tu i commenti di grandissimo apprezzamento delle persone che ti seguono e quindi, come dire, mi unisco a questo coro di apprezzamento. È sempre una gioia sentirti. Tu hai parlato di stupore, hai parlato di meraviglia, hai ricordato che lo stupore e la meraviglia sono collocati, come dire, all'origine del processo di conoscenza. La volontà di suscitare stupore e meraviglia è anche uno degli obiettivi di alcuni artisti e mi viene da pensare in particolare che una parte dell'arte contemporanea ha voluto esplicitamente esercitare dei gesti di rottura proprio con questa volontà di stupire moltissimo. E mi viene da chiederti, Costantino, non so perché mi viene questa cosa della sfera di cristallo con te, che cosa può fare oggi l'arte per stupire ancora? Come stupisce oggi l'arte? Scusa, ci spostiamo al contemporaneo e così aggiungo un altro Certo. tassello al tuo curriculum. Tu sei stato anche curatore al MACRO, che è il Museo di Arte Contemporanea di Roma, quindi pur essendo No. Caravaggio la passione, hai frequentato e frequenti anche Sì, la tra l'altro anticipo che stavo e sto ancora lavorando a un grande progetto di installazione di arte contemporanea che, se tutto va bene, doveva inaugurare ad aprile, ma inaugurerà a settembre all'interno proprio del parco di Villa Borghese. Quindi il contemporaneo ancora fa parte della mia quotidianità ed è in bocca al lupo, naturalmente, crepi, ma poi, insomma, poi ne verrete a sapere, insomma, ovviamente, perché speriamo, insomma, che possa veramente essere aperto, insomma. Non dico inaugurato perché di inaugurazioni, cara Lia, nei prossimi mesi ce ne saranno ben poche, non sarà più possibile fare inaugurazioni. Questo progetto, apro e chiudo parentesi, ha la fortuna di svolgersi in un grande spazio aperto e quindi ci dà più opportunità per essere aperto, insomma, e iniziato. Comunque, beh, è una bellissima domanda questa e ti ringrazio per avermela fatta, perché effettivamente il contemporaneo ha tanti problemi il contemporaneo, no? Cioè, se tu ci pensi, in fondo, Leonardo, a parte Michelangelo e Raffaello, e non è poco, quali rivali aveva, quali nemici, con chi doveva competere, no? Non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano altri mezzi, altri strumenti che possono, appunto, dare emozione e stupire, no, al pari e forse anche di più a volte dell'arte. E allora gli artisti contemporanei si sono sempre, negli ultimi decenni soprattutto, penso a uno come Maurizio Cattelan, per esempio, che ha fatto dello stupore come dire, la sua cifra, esagerando spesso anche oltre, no? A volte quello che noi potevamo considerare il senso del pudore. Ecco, diciamo che la sfida degli artisti è quella di stupirci, sempre però cercando di mantenere aperta come dire, una visione del futuro. Cioè, se un pittore
un artista concettuale, realizza un'opera che mi debba stupire in modo gratuito, cioè senza farmi riflettere su delle contraddizioni del nostro tempo e aprirmi una finestra sul futuro, allora è un'opera d'arte assolutamente che non ha nessun tipo di senso per quanto mi riguarda e soprattutto non ha un valore che può mantenerla nel futuro, no? Cioè, se penso a, per dirti, no? Sulla sessualità ha giocato già Bacon, per esempio, o Freud, per Mi esempio, cioè, scrivono, scusa dimmi. Costantino, mi scrivono che non si sente più. Ah, Chiedo a qualcun non lo altro di so. confermarlo perché non so se è un Oddio, ho problema solo di una fatto cadere persona. tutto. Tu mi senti però, Io Lia? ti sento perfettamente, chiedo qualcun No, altro delle Marchese persone. Stella dice che No, si sente. Marchesa si Stella dice che si sente. No, Allora, benissimo, mi è quindi tu cascato il dici telefonino. rischia di essere un esercizio di stile quello del futuro, Esatto, perché se esatto. stesso e l'arte, quella vera, invece deve suscitare la meraviglia intesa come inizio di un processo di conoscenza in ogni caso, no? L'hai detto, l'hai Che è detto. Questo deve questa. portarci a, come dire, a pensare al futuro. E insomma, non voglio citare artisti, ma insomma, ripeto, Maurizio Cattelan, devo dire, lo sa fare abbastanza bene. Se tu Certo. pensi a, insomma, ti do solo questo esempio che è molto famoso, no? La famosa mano che c'è davanti alla Borsa di Milano, il monumento, che diciamo, con le dita tagliate e rimane visibile soltanto questo dito, no? Allora, chiaramente la prima cosa che ci viene in mente di pensare è al senso del famoso dito medio che lui presenta alla borsa. Considera che è stata inaugurata negli anni della crisi del 2008, quindi no, di quanto le banche avessero e le borse avessero creato problemi. Però, giustamente, in un testo che scrisse poco tempo dopo, Stefano. Ho un lapsus, adesso mi verrà anche il cognome, perdonami. Stefano Chiodi, ecco, Stefano Chiodi, lui C'è portò a Antonia da riflettere. Terza che ci ricorda che dobbiamo Sì, chiudere tra adesso un minuto. chiudiamo. Allora, Stefano Chiodi giustamente fece riflettere sul fatto che questa mano in realtà non è una mano che ha le dita piegate, ma è una mano che ha le dita mozzate. Quindi se si ricostruisce, in realtà è un saluto romano, un saluto fascista, nazista, di fronte a quello. Quindi vedi che c'è, no? Sì, Contraddizioni di varietà. termini, il volgare, la storia messo insieme. Insomma, ecco, quindi stupire sì, ma producendo conoscenza, come hai giustamente detto Grazie te. Costantino, grazie. Ed è, diciamo, l'obiettivo e la missione della cultura a 360 gradi, permettimi di dire, anche noi cerchiamo di farlo con i nostri libri. Alla velocità della luce, ricordo, visto che hai nominato la Borsa di Milano, che domani alle 12 a Casa La Terza si parlerà di economia, perché ospite di Giuseppe La Terza ci sarà Enzo Cipolletta, con cui quindi si ragionerà di scenari, prossimi venturi, anche dal punto di vista appunto della tenuta economica del paese. Io Costantino ti ringrazio veramente Grazie a moltissimo, te, Lia. è stato interessante, intrigante, ci ha fatto venire voglia di andare a viaggiare in tanti dei luoghi che ci hai nominato e di rileggere il libro per chi l'ha già letto. Un'ultimissima cosa, noi lo chiediamo sempre ai nostri ospiti e con questo ti saluto. Vuoi lasciare un consiglio di lettura a chi ci ascolta? Oddio, sai che non ci ho pensato. Sì, aspetta, sono sicuro che adesso non lo trovo qua. È un libro famosissimo in questo momento in cui abbiamo, aspetta che lo prendo, in cui abbiamo forse più tempo a disposizione, potrebbe essere affrontato. Se non volete leggere o rileggere La Recherche di Proust, questo per me è sempre un libro che merita Il grandissima Cardellino, il grandissima. Cardellino di Sì. Donna Tartt, Sì, quindi. perché racconta del mio mondo, però è un libro, insomma, dove c'è veramente tutto, un'opera capitale. E siccome, insomma, la mole non è indifferente, forse in questo periodo si può affrontare con più serenità. Bene, all'una meno due, svizzeri precisissimi, riusciamo a salutare chi ci ha ascoltato, continuate a seguirci sui nostri canali social, Casa La Terza continuerà anche nelle prossime settimane con un nuovo calendario che verrà comunicato sul nostro sito e appunto sui nostri account. Costantino, grazie davvero. Allora, noi Grazie. tanto continuiamo a lavorare per il nuovo libro e poi abbiamo già quello del 2022 a grande richiesta Beh, lanciato. sarà interessante, no? Rieditare in Ciascuno. qualche modo, Ciao. riaffrontare il tema di un grande classico di La Terza. Ciao. Grazie davvero, buon proseguimento, buon pomeriggio. Ciao a tutti. Ciao, 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 ciao.